Continuiamo con Blanca Briseno del gruppo di appoggio internazionale alla resistenza in Venezuela. Ricordo che siamo in diretta su Radio Radicale. Sono Blanca Briceño, si scrive, fondatrice di Aires Ven, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana. Siamo nati come un gruppo cristiano di preghiera e ci siamo poi trasformati in un movimento politico propositivo e non violento che ha vita soprattutto al di fuori del paese, ma anche dentro del paese. Indubbiamente il nostro ringraziamento va all'Associazione Società Libera, ai radicali italiani e a tutti quelli presenti qua, a Marco Pannella, abruzzese, e sono gli abruzzesi la popolazione più grande che è emigrata nel Venezuela, e ne abbiamo 2,5 milioni di voi, e quindi abbiamo bisogno che in qualche modo ci sia una presa di coscienza non delle nostre sofferenze, ma delle sofferenze della vostra gente, quello che ha il vostro DNA, la libertà dei prigionieri politici. Questo è un clamore completo, totale e assoluto, perché non ne abbiamo solo tre, ne abbiamo centinaia, e neanche il foro penale venezuelano riesce ad occuparsene di tutti. Quindi di questo ringrazio i presenti e gli assenti e tutti quelli che ci seguono. Definitivamente nel Venezuela c'è una tirannide di Talio Castro comunista stalinista, che quindi significa che si è creata la sua propria opposizione, che in questi 18 anni non è riuscito a fare smuovere di un millimetro questo percorso verso la morte, perché è un governo necrofilo e quello che si presenta è la distruzione del paese, e del paese è altamente distrutto. Ogni 58 minuti ci muore un bambino, ma che significa questo se non è il furto gravissimo del nostro futuro? Il Venezuela era un paese che si stava sviluppando ed era, come si dice, ha preso volo in qualche modo per una mobilità sociale infinita, perché 9 milioni di noi abbiamo cittadinanza europea, e semmai riusciamo noi liberali, noi resistenza propositiva, noi violenta, noi Aires Ven, a qualche goccia di libertà, dovremmo proporre che il Venezuela entri in pieno nella comunità europea, e questo l'ho già detto in qualche congresso dei radicali. E non c'è fatto che non abbiamo vissuto e che non ne stiamo soffrendo un olocausto, uno sterminio per fame, denutrizione e mala salute, che non li abbiamo denunciato. Noi proponiamo una politica frattalica onde uscire da 55 milioni di morti a destra, 174 a sinistra, ma sempre se una qualificazione, un giudizio su chi è buono e su chi è cattivo. Per non prendere molto tempo, due cose. Ognuno quando torni a casa si prenda un minuto di riflessione e l'omaggi ai nostri caduti. Le nuvole non raggiungono le lacrime di quanti sono morti, i nostri morti, tutti noi, quanti milioni di morti rappresentiamo. Da qui lancio una proposta non violenta che già Aires Ven ha proposto a Rebibbia, ed è che noi abbiamo una possibilità ancora, con la raccolta del 15% di firme del registro elettorale, che non passa per le istituzioni, perché lo dice la nostra Costituzione nell'articolo 127, di magari una possibilità di uscita non violenta. Ci si aspetta comunque, ci si aspettano molti, che il popolo insorga, stanno morendo di fame, la gente va a cercare nella spazzatura, i bambini non vanno a scuola perché semplicemente non hanno lo stomaco
pieno. Tutti i diritti violati senza eccezione. Questa nostra proposta è dell'Alleanza Costituente, Alleanza Nazionale Costituente, e per chi vorrà avere informazioni mi raggiunga. E qua invito al sottosegretario Benedetto della Vedova, che conosce e ha persone nel Venezuela, una proposta molto particolare. Faccia arrivare la voce della resistenza. Con questa proposta noi entriamo con pieno diritto a far parte di tutte le negoziazioni che ci sono in giro, perché il partito MUD non ci rappresenta tutti. In 10 mesi non sono riusciti a portare fuori un solo prigioniero politico, il meno significativo, per non dire i loro che possono rivalizzare poi in portarci ancora a elezioni ed elezioni di governatori ed elezione presidenziale, onde non perdere quel goccio di potere contro un popolo che sta morendo letteralmente. Ogni quarto d'ora assassinano uno, 350.000 morti, supera le cifre dei 56 anni della guerriglia in Colombia, supera la cifra delle morti nella triste guerra di Siria. Il Venezuela è isolato? No, il Venezuela è con la Cina, l'Iran, la Russia, la Bielorussia, e schiavi di questo signore, questo regime cubano, dove i cubani forse hanno perso addirittura che cosa sia il senso di umanità. Bene, concludo con le parole, per concludere insomma, con le parole di Gesù. Bene, questa proposta, per inserirci noi alla comunità europea, all'Unione Europea, all'Organizzazione di Stati Americani, alle Nazioni Unite, la resistenza venezuelana deve essere presente in ogni negoziazione che ci sia sul nostro futuro, Vaticano incluso. Ebbene, Gesù diceva: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E su queste parole penso che si possa riassumere assolutamente tutto il senso di questa marcia, a cui ringraziamo straordinariamente. E per finire nell'orizzontalità, perché Gesù è una verticalità, Emilio Solà diceva: la verità si è messa in marcia e nulla la potrà fermare. E noi continuiamo a sognare il nostro paese. Vivano i radicali, viva Venezuela libera, democratica e cosciente, federalista, decentralizzata, laica ed un Stato di diritto. La nostra transizione allo Stato di diritto può passare dalla nostra proposta non violenta, come può passare da una ribellione oppure un disconoscimento delle forze armate alle illegalità e le incostituzionalità in cui si vive. Il Signore vi benedica, Dios y Federación. Grazie.